Contro il bullismo l'unione fa la forza. Riusciremo a sconfiggere anche questa battaglia. Ci siamo lasciati così l'anno scorso, ricordate? Mo' di dubbi, sinceramente. Il mio ottimismo sta un po' scomparendo. Sarà che sto crescendo e che sento tanti brutti avvenimenti. Vogliamo parlare del ragazzo di 14 anni spinto sotto il treno? Meno male che un video ha incastrato i bulli. Non è possibile che per una felpa griffata si possa voler uccidere una persona. Che tristezza. Un mondo veramente triste in cui la cattiveria, la gelosia, la competizione fanno dare il peggio di sé a certi individui. Qualunque cosa i bulli facciano, a mio parere, rimarranno sempre infelici e degli insoddisfatti. Rodono per qualunque cosa tu possieda e per ferirti provano a rovinarla. Ma in ogni modo certi oggetti si riacquistano, la persona infelice tale rimarrà per sempre. Si offendono i compagni, cercando soprattutto di stare attenti a non farsi vedere dei professori certe volte. Vogliamo parlare poi delle offese che si fanno tra i social? Si offendono le vittime fino a portare al suicidio a volte. Chi subisce a volte può starci veramente male, ma alla fine auguro a tutti di trovare la forza di farsi scivolare tante insoddisfazioni personali, quelle dei bulli. Ora concludo con la speranza che i bulli comprendano che con la cattiveria non migliora la loro vita. Non siate indifferenti, facciamo la differenza. Siate solidali, siamo vicini a chi subisce ingiustamente.